Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su Lele King TV. Si continua con la raccolta calciatori 2019-2020. Quest'oggi faremo il Ce l'ho mi manca. Abbiamo fatto lo spacchettamento il giorno di Capodanno. Vi metterò il link qui in alto a destra sulla i di informazioni. Trovate il link del video in cui abbiamo spacchettato queste figurine che adesso andremo ad attaccare. Come al solito vi invito a lasciare un bel like, attivare la campanella e iscrivervi al canale se non siete iscritti, logicamente, e lasciare un bel commento con la vostra figurina preferita. In più seguitemi anche sul secondo canale di YouTube, Lele King TV Live, Lele King Live TV. Trovate il link sotto in descrizione perché lì andremo in live con le telecronache delle partite, ma anche con i gameplay e altro, ragazzi, e altro. Quindi mi raccomando, iscrivetevi anche al secondo canale e seguitemi anche su Instagram. Siamo pronti a iniziare dopo che abbiamo parlato di queste cose, come ormai da prassi, a attaccare le nostre figurine sul nostro album. Allora, prima che abbiamo trovato Malinovskyi col 21 dell'Atalanta che ci manca, che va qui. Poi abbiamo il Pullman col 32 che va qui. Ragazzi, stavo andando stortissimo con questa figurina, fortunatamente sono riuscito a recuperarla. Ecco qui. Poi abbiamo Mattia Destro del Bologna con la 55. Mattia Destro ex Roma. Poi abbiamo la numero 70 che è Martella del Brescia. Poi abbiamo Tonali col 75 che mi manca, ecco qui Tonali. Altra mancante. Poi abbiamo la 125, quindi saltiamo il Cagliari e arriviamo alla Fiorentina 125, Dragowski, portiere polacco della squadra viola, che devo dire un buon portiere. Poi abbiamo lui, Frank Ribéry, eccolo. Col 140 stella della squadra di Firenze insieme con Federico Chiesa. Poi abbiamo la 141 che è Sottil, giovane promessa, classe 1999, 20 anni per lui della Fiorentina. Centoquarantanove, eccolo qui, è il pullman della Fiorentina, della squadra viola. Poi abbiamo la 218, qui si passa all'Inter, quindi saltiamo il Genoa, l'Hellas Verona e andiamo all'Inter. Col 218, eccolo qui, che è Biraghi. Poi abbiamo lui, Lautaro Martinez, che sta facendo un'ottima stagione. Quest'anno con Conte, 229, anche questa ci manca.
Poi abbiamo la 286, quindi saltiamo la Juventus, andiamo alla Lazio. 286 Correa, un giocatore argentino. Che gioca nella Lazio, giocatore molto interessante. 297 invece il Lecce con Calderoni. Questa è un'altra mancante. E qui abbiamo il primo doppione, questo ce l'ho, mi manca, che è Brian Vera del Lecce, giocatore colombiano, che come potete vedere qui già c'è sull'album. Poi andiamo alla 331, questa volta passiamo al Milan. 331 mi manca, Andrea Conti. Abbiamo Ricardo Rodriguez. Saltiamo il Napoli, di cui abbiamo veramente pochissime figurine, e abbiamo Scozzarella del Parma che ci manca. Poi abbiamo la 522. Parliamo di Spal, quindi saltiamo la Roma. Saltiamo la Samp, saltiamo il Sassuolo e arriviamo alla Spal con la 522, che è una parte di squadra. Poi passiamo all'Udinese 556, quindi saltiamo il Toro. Passiamo all'Udinese col 556, che è lo scudetto. Eccolo qui. Poi abbiamo la 572, Jaialo, sempre l'Udinese. Poi abbiamo la 574, che è Pussetto. La figura 600 è dell'Ascoli, Serie B. Quindi saltiamo tutte le pagine che sono al centro, tra cui questa del calcio femminile. E arriviamo direttamente alla Serie B, che abbiamo la figurina numero 600 che ci manca, con Delia. Ferigra. E Pucino. Poi abbiamo il Benevento, questa ce l'abbiamo, quindi altro doppione. Ancora Benevento, abbiamo la 610, questa ci manca qui sotto. E abbiamo Schiattarella. Impronta. E Insigne, che è il fratello di Insigne, giocatore del Napoli. 620 invece la squadra del Cittadella, che va qui sopra. Poi
abbiamo la 626, sempre del Cittadella, che ci manca, con Panico. Con De Marchi e con Selar. Poi passiamo al Crotone col 649 che mi manca, dove c'è anche Maxi Lopez, ex giocatore del Barcellona in primis, poi della Samp, del Catania, del Milan, ex di Vandanara, anche quello ragazzi, ex marito di Vandanara, sappiamo tutti la storia, non stiamo qui a girare il dito nella piaga perché purello, insomma, non mi sembra il caso. 727, qui sopra, del Trapani. Settecentoquarantadue ce l'abbiamo invece della Virtus Entella e 775 andiamo direttamente alle figurine relative all'Europeo che giocheranno i nostri azzurri quest'estate con Verratti e Lorenzo Pellegrini che è come sapete, una bandiera ormai della Roma. Ragazzi, io vi saluto, ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti!